In questi ultimi anni i temi al centro della politica estera italiana sono cambiati, anche per consentire all'Italia di restare al passo coi tempi. Oggi si parla spesso di diplomazia cibernetica, perché lo spazio virtuale è un luogo sempre più complesso su cui alcuni stati vogliono cooperare, mentre altri cercano di dominarlo con la competizione e con il conflitto. Ma come ci siamo occupati in Farnesina di geopolitica digitale? Abbiamo lavorato per adeguare l'Italia agli standard di sicurezza cibernetica stabiliti a livello internazionale. Questo ci è servito per fare squadra con i paesi che la pensano come noi e credono in un futuro dove anche nel mondo virtuale si rispettano il diritto internazionale e i diritti umani. Ho presieduto personalmente la cabina di regia sulla geopolitica del digitale, il punto di raccordo fra ministeri e agenzie italiane per l'aggiornamento e lo sviluppo coerente della geopolitica digitale nel nostro paese. Come sottosegretario mi sono impegnato anche per una Global Corporate Tax, una tassa globale sui profitti dei colossi del digitale e per una maggiore attenzione ai settori del cloud e dell'intelligenza artificiale, che presentano grandi opportunità, ma anche, come dimostra quanto sta già accadendo in alcuni regimi autoritari, enormi rischi per la privacy e la libertà dei cittadini. Lo so, questi concetti possono sembrare distanti dalla nostra vita quotidiana, ma non è così. Se passate parte della vostra giornata allo smartphone o al computer, come ormai tutti facciamo, la sicurezza e gli interessi di ciascuno di noi sono in gioco. Noi di Impegno Civico vogliamo continuare su questa strada, alle Nazioni Unite, all'UNESCO, in Europa, con le singole controparti, vogliamo che l'Italia sia il paese che cerca l'innovazione e la digitalizzazione senza mai rinunciare alla sicurezza delle persone e al controllo sullo strapotere delle multinazionali.